E buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video. Oggi non ci troviamo in pista, ma bensì siamo qui al mio simulatore perché vi voglio portare un nuovissimo video sui simulatori di guida di go-kart ed in particolar modo andremo a parlare di un simulatore un po' vecchiotto che però ha ancora, secondo me, tanto tanto da dire. Sto parlando infatti di Kart Racing Pro. Oltre un anno fa avevo portato un altro contenuto sempre su simulatori di go-kart su un altro gioco, Kart Craft, che è molto più recente. Trovate il link del video qua sotto in descrizione, andatevi a vedere anche quello se siete interessati all'argomento, ma non perderai tantissimo tempo perché il gioco ha veramente tante cose da farci vedere e quindi ciancio le bande e buttiamoci subito in game. Ed eccoci qua ragazzi, questa è la schermata principale di Kart Racing Pro. Come potete vedere la grafica non è delle più nuove. Questo gioco è stato sviluppato ad inizio 2010 ed è stato in beta per oltre 6 anni ed è uscito poi finalmente nel 2016-2017. Quindi il livello di grafica vi dico già che non è dei migliori. Ma a noi non interessa perché noi cerchiamo sempre la cosa più importante, ovvero un grado di simulazione maggiore. Andiamo subito nel menu e vediamo quali sono le possibilità di gioco. Ovviamente si possono fare dei test, si possono fare delle gare anche online, questa quindi la cosa più importante di tutte che su CarCraft ancora non si può fare. Si possono avere dei server, qui ci sono dei server già creati, oppure si può semplicemente andare a creare un server privato per giocare con i vostri amici. Ci sono delle challenge che qui però non vedo al momento, quindi delle sfide, e sostanzialmente le modalità di gioco finiscono qua. Andiamo a vedere che cosa ci propone in termini di piste e di go-kart Kart Racing Pro. Allora, lasciate stare questa categoria X30, vi spiegherò dopo il perché, perché di base Kart Racing Pro parte con alcune categorie, ovvero i kart elettrici. Non chiedetemi perché. I vecchi KF1, monomarcia con freni davanti molto potenti. I vecchi KF3, che sono più o meno gli OK del giorno d'oggi. I 100, dei bombardoni 4 tempi 250 e poi la 60 mini. Allora, perché vi ho detto lasciate stare gli X30? Perché questo gioco, a differenza di KartCraft, è un po' come, per chi lo conoscesse già, R-Factor. Quindi è completamente moddabile. Si possono aggiungere dei go-kart, si possono creare nuovi go-kart se ne avete le capacità, si possono creare delle nuove piste e ci sono tantissimi forum e tantissimi community che fanno questo a titolo gratuito, dove potete scaricare vari modelli di kart, varie livree. Ad esempio ho scaricato la livrea del GP 2014, non so perché adesso non mi vada, mi funziona sulla tuta, ma ne potete scaricare veramente tantissime. Ci sono tante marche già di base, quindi Birrell, Birrell Archer, RG, Lotus e la Tony. Però tutte queste cose sono super modificabili. Potete aggiungere il Micron, anche l'Alfano, credo che ci siano delle mod. Insomma, tutto è super customizzabile. Come detto, anche le piste sono customizzabili. Ovviamente quelle che ci sono già, che sono queste qua che vedete, quindi Genk, Lonato, Nürburgring, Wackersdorf, Raihaus, Zuera e Circuit de 6 sono di base. Io poi sono andato a scaricare la pista di 7 laghi. Ovviamente quelle che sono già fatte sono molto meglio, però non parlerei troppo di queste cose, ma mi butterei subito dentro in una bella sessione di test. Per farlo andiamo a Lonato, scegliamo il nostro go-kart, ci prendiamo un KF3, prendiamo un bel CRG. Come vedete potete anche customizzare il casco, potete crearvi nuovi caschi, compitturare la tuta, insomma tante tante cose. Ma buttiamoci subito in game. Ed eccoci qua che siamo in game, ovvero abbiamo il nostro garage. Ci sono veramente tantissime tantissime opzioni di setup da fare. Quindi si può cambiare il livello di benzina, possiamo mettere la tipologia di gomma, l'uso della frenata, alzare il minimo, cambiare la carburazione, coprire il radiatore. Possiamo cambiare, come potete vedere, la sale, la pianalina, se si può slegare o chiudere, cambiare i mozzi, ci sono mozzi di varie lunghezze, qui ci sono quelli in magnesio, qui quelli in alluminio. Insomma, potete fare veramente tutte le cose che si possono fare su un go-kart. Io all'inizio questo gioco l'avevo snobbato perché non ero riuscito a impostare bene il volante e mi sembrava un po' strano. Adesso però mi porterò in pista, vi farò vedere come si comporta e vi darò la mia opinione. Comunque guardate che qui veramente nei setup si può fare veramente tutto quello che si vuole. Ci troviamo nella pista di Lonato a Brescia, una delle piste più famose ovviamente. Come potete vedere la grafica è vecchiotta, molto vecchiotta, non è tanto bella da vedere,
ma è comunque molto molto giocabile. Adesso faccio dei giretti molto lenti, vi prego di non giudicare la mia guida perché non ho avuto modo di allenarmi moltissimo in questo simulatore, ma come prima cosa vi posso dire che nelle curve lente il kart ha una buona reazione agli input del volante. Vedete, non serve girare tantissimo lo sterzo, si ha proprio la sensazione che si ha a bordo di un go-kart. Una delle cose che invece ho notato essere molto molto strana è questa tendenza del go-kart a non curvare invece proprio tantissimo nelle curve più veloci. Vedete, adesso vi spiego, vi faccio vedere. Arrivo qui alla curva, non so se è un problema di impostazione o proprio un problema del gioco. Se io faccio queste curve lente, guardate come girando poco il kart giri, vedete? A basse velocità. Invece adesso vi porto in delle curve più veloci. Ah, questi curvoni veloci, guardate quanto input disperso io devo mettere per farlo curvare, quindi si discosta un pochettino dalla realtà, dove di base quando si va più veloci serve meno input disperso per girare. Comunque di base, come feeling di guida e feeling disperso, io sicuramente non ho un volante spettacolare, ma ho un normalissimo Thrustmaster T300. Devo dire che è veramente veramente godibile. Immagino quindi con un presa diretta cosa possa diventare. Parliamo adesso della frenata, che secondo me è uno dei punti di forza di questo gioco, perché è veramente modulabile e ben fatta. Arriviamo qua al tornantino, proviamo a inchiodare. È proprio come un vero go-kart, quindi blocca dietro, il kart si scompone leggermente, può essere controllato e poi si può sbloccare l'asse con un colpettino di acceleratore. La pista devo dire che è molto molto ben fatta, è veramente veramente, come potete vedere anche voi, rispecchia completamente il layout di Lonato. È molto molto ben fatta. Forse qualche dubbietto su questa curva qua, che ok, ci lanciamo adesso per un giro di pista così potete apprezzare come è fatta la pista. Ovviamente il setup è tutto a caso, guardate, sto già sbattendo contro il limitatore qui. Tutto giù, sono lentissimo, però fa niente. Colpettino di freni dentro, buttiamo, acceleriamo subito, via. Adesso arriviamo al coltello. Oh, forse molto lungo, molto lungo. Pessimo, pessimo Gabbo, pessimo. Anche qua il kart che spinge parecchio, sono chiari problemi di setup ma anche di guida. Qui andiamo alla S, andiamo ben larghi, entriamo nel pettine, e ci ributtiamo sul rettilineo principale. Che tempo è? 51,6. Beh, che ragazzi, che è più o meno quello che ho fatto io a Lonato l'altra volta, quindi devo dire la pista molto molto buona, fatta veramente bene. Peccato per appunto la grafica. Ma usciamo e andiamo a vedere per i fan del KZ come si comporta il KZ sempre sulla pista di Lonato. Andiamo a prendere un bel KZ, mettiamo una bella colorazione GP Racing, ci mettiamo la tutina GP, anche se qua non capisco perché non vada al bodywork, ma lo sistemeremo, e ci buttiamo dentro Lonato. Io non ho mai guidato Lonato con un KZ, vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, non ho intestato i tasti delle marce. Comunque, la cosa bella di questo gioco è che supporta il triplo schermo, incredibilmente, infatti ce l'ho a triplo schermo e si vede veramente benissimo. E vediamo come si comporta questo KZ intorno a Lonato. È molto più pesante. Molto tendente al sottosterzo, sarà sicuramente qualche problema di setup. Ovviamente per cambiare le marce bisogna alzare il piede, proprio come nella cosa reale. Non capisco perché ci sia questa tendenza al sottosterzo, spinge tantissimo. Allora, prima impressione del KZ, la cambiata delle marce sono molto migliori rispetto ad esempio a un gioco come Kart Craft.
ovviamente bisogna dargli un po' più di tempo rispetto al car normale, non si può fare velocemente la cambiata alleggerendo il piede e basta, bisogna proprio staccare e buttarla dentro. Ma è comunque molto buona e l'ha staccata. Ecco, vedete, vedete questa cosa che vi dico, che sembra quasi che il go-kart... Oh oh, che è successo? E basta, siamo morti, va bene. Quello che dicevo è che vedo che il kart tende proprio a spingere. Io adesso non so se sia una cosa fatta apposta per dare un effetto di sottosterzo quando si entra troppo forte in curva, però non la trovo molto realistica. Chiedo magari a voi che l'avete... che magari avete già giocato a questo gioco, che avete trovato una quadra, se avete notato anche voi questo effetto e come lo avete risolto, perché a me fa veramente impazzire l'effetto che si trova molto di più sul KZ rispetto che al monomarcia. Non vorrei che sia un effetto dato proprio, credo, dal setup, in modo da permettere ai più di giocare senza sbinnare ogni due minuti, ma è comunque una cosa alla quale ci si può abituare. Comunque la scalata va molto molto bene sul KZ. Facciamo un giro, vediamo che tempo riusciamo a fare. Ah, vedete come si spinge? Molto impegnativo da guidare. Sbagliato la marcia, non è facilissimo ovviamente, specialmente perché non si ha, come nella realtà, l'effetto dell'accelerazione per capire quale sia la marcia giusta. Non semplice, non semplice KZ. Però molto molto divertente, e devo dire che lo sterzo è veramente ben fatto. 52-3, sono andato infatti più piano col KZ che con il monomarcia. Ma facciamo un saltino velocissimo fuori da qui, perché voglio farvi vedere quello che vi dicevo dell'online. Andiamo in questo server check a Zuera con la mini kart. Buttiamoci dentro e vediamo se c'è qualcuno che vuole giocare con noi. La mia idea, ragazzi, è fatemi sapere ovviamente qua sotto se vi commenti, se vi piace. Io vi lascio, è quella di creare una gara prima o poi con tutti voi, tutti quelli che hanno Car Racing Pro online. Magari facciamo anche un mini campionato, direi di partire con una garetta così semplice. Cercherò di lasciare un server Gaba380 sempre attivo lì, dove potete entrare, andare a allenarvi e magari ci sentiamo anche su Discord. Non lo so, qualcosa di carino per appassionati di go-kart, dove trovarci e giocare insieme. Buttiamoci subito dentro, vedo già che ci sono dei... Questo è un mini kart. È la mia prima volta su minicar e non sono mai salito su minicar. Sono Zuera, che non ho mai visto. Bello il mini! Mamma mia! Ma bisogna frenare? No, no, allora, è molto ben fatto, molto ben fatto. Si sentono veramente tanto le differenti traiettorie della pista, ovvero se voi andate sulla parte gommata lo sentite veramente sul volante, come qui. Appena uscite, ad esempio, se andasse a sterzare qua, diventa molto più leggero, vedete che il car scivola, quindi si sente veramente veramente molto bene, specialmente su questo mini, dove è posizionata la gomma sul tracciato. In più, leggendo tutte le cose, durante le gare ovviamente la condizione di gomma cambia, si possono cambiare gli stati della pista, quindi è un gioco sempre diverso. Mandano a quel paese. Dai, giocate con me. E mi metto a giocare con loro. Pur non conoscendo la pista. C'è qualcuno dietro? Aiuto! Oh!
Mi hanno sbinnato, giustamente. Ma ragazzi, mi sto divertendo un mondo. Adesso li vado a riprendere. Ma che bellezza pista. Oh, uno ha flippato. Quindi si può anche flippare. Allora, vi dicevo prima del livello di grip. Ovviamente... Oh, qua sono andato lunghissimo. Le piste, quelle create dagli sviluppatori di Piboso, sono fatte molto meglio. Poi ci sono piste come invece quella di Sette Laghi, che sono delle mod, che sono fatte molto bene, ma secondo me non hanno... All'ultimo! No, sono morto. Altra cosa da farvi vedere è che le gomme prendono il pick-up, quindi se andate fuori le gomme vi si sporcano e dovrete pulirle, non così. Vedete, vedete come sottosterzano quelle gomme tutte smerdate. Ancora non sono pulite, bisogna dargli un'altra pulitina. Ma ragazzi, voglio andare a correre la mini, ma che spettacolo! Con un pilota mancato di minicar. Di tenere giù. Oh! Bene! Direi che con questo flip è tutto all'interno del gioco. E come dicevo, ci sono tantissime possibilità di sviluppare questo gioco, sia in termini di piste, però non sarà parte di questo video perché è già lungo mezz'ora, quindi devo tagliarlo ovviamente. Ma se vi è piaciuto, lasciatemi qui sotto un commento e fatemi sapere se volete vedere magari una seconda parte dove andiamo a fare un vero e proprio magari confronto tra Kartcraft e questo vecchio ma sempre aggiornato Kart Racing Pro. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente se potete lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'aveste già fatto in passato. Io vi saluto e soprattutto lasciatemi scritto nei commenti se veramente vi potrebbe interessare venire su Kart Racing Pro a fare delle gare, magari una ogni due settimane. La organizziamo e facciamo magari un mini campionatino online, non lo so, qualcosa dove poter giocare tutti insieme, magari in diretta qui proprio su questa pagina YouTube. Fatemi sapere se è una cosa che vi può interessare. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver guardato. Ciao!